Buon lunedì e ben ritrovati per la prima edizione del telegiornale. In apertura occupiamoci della protesta che sta cominciando in questi minuti davanti il comune di Cerignola da parte del comitato dei commercianti della cittadina Ofantina per esprimere il loro disagio e la loro protesta dopo il varo non solo della zona a traffico limitato, ma anche della cartellonistica che sta creando gravi disagi agli esercizi commerciali. Gli stessi invitano anche le forze dell'ordine e istituzioni scolastiche ad manifestare per evitare questo scempio. Intanto l'opposizione al comune Ofantino ha convocato per lunedì mattina alle 11 una conferenza stampa per presentare la proposta di un referendum cittadino in merito a questo. Come si ricorderà, il sindaco locale Metta, anche in una intervista concessa alla radio locale, ha messo in evidenza a questa situazione e ha dato la colpa di tutte queste proteste proprio all'opposizione. Adesso un'ampia pagina sportiva, incominciamo con il basket. La Castellano Udas è campione regionale Liguria della Serie C Silver. I biancazzurri, allenati da Gigi Marinelli, hanno battuto domenica pomeriggio al Pala di Lio il Martina Franca con il punteggio di 82 a 65, riscattando appieno la sconfitta subita nella finale domenica scorsa a Francavilla. Impresa grossa invece della Olimpica Basket, che è andata a vincere sul terreno della Diamond Foggia con il punteggio di 81 a 76. Con questo importante risultato, i gialloblu di Giovanni Gesmundo sono tra le squadre in lotta per i playoff. Calcio, la decima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza regionale ha visto il successo dell'Audace Cerignola contro il Bitonto con il punteggio di 2-0 al termine di una partita ricca di emozioni e non sono mancate anche le tensioni. Le due squadre sono rimaste in 10 uomini nel primo tempo per le espulsioni di Piperis per il Bitonte e di Pollitori per l'Audace. I gol arrivano nella ripresa: il primo con Morra su ottimo cross di Rito, il secondo invece su azione di Morra, colpo di testa di Lojovic che mette il pallone in rete. Con la sconfitta di Altamura, adesso è la formazione delle Bisceglie ad essere a 2 punti di distacco dalla squadra di Francesco Farina, che sarà impegnata domenica prossima contro Otranto. Ancora calcio, ma in chiusura parliamo di Serie A. Colpo a metà dell'Udinese che nelle gare della ottava giornata di ritorno del massimo campionato frena la Juventus sull'1-1. Si tratta di un importante pareggio che mette in condizione Roma e Napoli di continuare a lottare per lo scudetto. Per quanto riguarda invece la zona Europa, importante successo dell'Inter che vince a Cagliari per 5-1, mentre la Lazio batte il Bologna in trasferta 0-0 in Atalanta-Fiorentina, così come in Crotone-Sassuolo. Tra le altre gare della giornata, da segnalare l'importante successo esterno del Genoa sull'Empoli e del Torino sul Palermo per 3-1 con la tripletta di Bellucci. È tutto per questa prima edizione del telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Prossimo appuntamento, come sempre, alle 14. A più tardi.